Sono stati prelevati 196 rifiuti, grande pulizia dei fondali al porto di Torre del Greco. Le operazioni si sono svolte sabato mattina. Raccolti grossi pneumatici che da anni giacevano nei fondali, grazie all'intervento di una gru messa a disposizione dalla ditta Ceparano. Recuperati materiali plastici, metallici, in gomma, in legno, in vetro. L'intervento è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra Comune di Torre del Greco, Regione Campania e Capitaneria di Porto. L'attività ha visto in campo i volontari del Centro Subacqueo di Torre del Greco, Arcipesca Fisa e ditta Ceparano. In rappresentanza dell'amministrazione comunale era presente l'assessore Anna Rita Ottaviano. Siamo qui con il presidente dell'Arcipesca Luigi Marrazzo, con il Centro Subacqueo di Torre del Greco e la Capitaneria di Porto per la pulizia dei fondali. Innanzitutto vorrei ringraziare tutto, a iniziare dal presidente Marrazzo che ha fortemente voluto questa operazione di smaltimento rifiuti, ma la cosa fondamentale è che stamattina, grazie anche alla collaborazione della ditta Ceparano, che ci ha prestato il proprio mezzo praticamente per alzare dai fondali dei pneumatici che giacciono da anni. Quindi questa è una grande vittoria per il nostro presidente che ha voluto, e quindi grazie alla Capitaneria di Porto, anche alla Regione Campania, ci sono stati degli incontri tecnici, un tavolo per organizzare questa operazione.